Ciao a tutti cari amici, bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Allora, facciamo la nostra solita canalizzazione di tutte le sere e ho preparato queste due varianti, quindi la variante con la farfallina rosa e azzurra e la variante con la farfallina gialla e arancione. Scegliete con calma, distinto, non fissatevi sui colori, ma chiudete gli occhi, pensate intensamente alla persona della quale volete la canalizzazione e poi scegliete il mazzo. Io parto subito con la variante 1, metto in disparte la variante 2. Se non avete fatto in tempo, stoppate il video, metto qui la farfallina e andiamo subito a vedere le carte. Vi ricordo che sono interattivi, mi raccomando, quindi stese generali sono validi dal momento in cui vengono visti e vanno bene per tutti i tipi di coppie, quindi se siete uomini che guardate, basta che giriate il sesso. Io naturalmente parlo pensando che dall'altra parte ci sia un uomo, perché essendo donna mi sento più a mio agio, ma basta che giriate appunto il sesso della persona. Allora, cosa abbiamo qui? Allora, qua abbiamo una persona che vorrebbe innanzitutto avere un incontro con voi. Abbiamo la carta della riunione, quindi una persona che desidera parlarvi, desidera incontrarvi o sta attendendo il momento che vi deve incontrare, perché qui naturalmente potreste avere a che fare lavorativamente parlando con questa persona. Potrebbe essere all'interno della cerchia familiare o degli amici. Sono interattivi e non vado ad approfondire perché per approfondire serve un consulto privato, quindi siete tanti. Sapete voi qual è la vostra situazione. Vedo per molti di voi qui che c'è un parlare di separazione, di allontanamento. Allora, questa persona, o voi probabilmente state mettendo ai ferri corti questo uomo o questa donna affinché ci sia un allontanamento, una separazione. Per molti di voi mi fa pensare che ci sia un rapporto ufficiale e che quindi voi vogliate che ci sia un allontanamento e questa persona sa che, o questa persona vuole che voi vi allontaniate da una relazione ufficiale. Quindi, sta attendendo questo incontro, lo desidera molto e vuole parlarvi appunto di questa situazione di separazione, di allontanamento. Però qua vedo che in centro stesa abbiamo la carta dell'evoluzione, quindi questa persona vorrebbe proseguire con il vostro rapporto, vorrebbe avere una vittoria di questo rapporto. Il problema è che c'è un'altra persona in mezzo e quindi o si vuole separare da voi, cioè è costretto a parlarvi di un allontanamento, di una separazione con voi, cioè con la persona extra, nonostante abbia il desiderio di proseguire il rapporto, di portarlo avanti, di avere una vittoria, perché qui questa persona probabilmente è all'interno di una relazione ufficiale che non lo soddisfa tanto. Qua abbiamo la carta della crisi, della gelosia. Allora, o ha una donna a casa che in qualche modo è morbosa e lo tiene sotto controllo, non lo vuole lasciare andare, lo tiene proprio, lo controlla a vista, oppure c'è comunque una crisi, litigi, battibecchi, non si va d'accordo comunque in questa situazione. Quindi, o questa persona vi vuole appunto parlare di una separazione con voi perché c'è una terza persona che gli sta addosso, nonostante il desiderio di portare avanti questo rapporto, o vi vuole parlare di una possibile separazione con la donna ufficiale, appunto, per poter evolvere il rapporto e avere finalmente una vittoria, una serenità. Ok, quindi fatemi sapere nei commenti se vi sentite risuonare la stesa. Io andrei subito a vedere i segni zodiacali per questa canalizzazione. Allora, abbiamo l'Ariete, abbiamo qua i segni di fuoco, quindi Ariete è riconfermato, ma c'è anche il Leone e il Sagittario e poi andiamo a vederne ancora i segni di acqua, quindi pesci, cancro e scorpione, il leone, qua segni di terra sono veramente, e anche di nuovo lo scorpione.
Quindi segni d'acqua e segni di fuoco in generale, quindi un po' tutti, in particolar modo Ariete, Leone e poi segni d'acqua un po' tutti quanti, anche nell'ambito dell'acqua, ma in particolar modo lo Scorpione. Quindi fatemi sapere com'è la vostra situazione. Io vi invito come al solito a mettere un like, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina e se mi volete contattare per un approfondimento, per un consulto privato, lo potete fare via mail o via WhatsApp e trovate tutto in descrizione, quindi mail e anche numero di cellulare. Mi raccomando, scrivetemi solo, non mandatemi vocali per cortesia, perché non riesco ad ascoltarli e non chiamatevi, perché naturalmente io durante il giorno faccio i consulti e ho bisogno di concentrarmi. Allora, vediamo un po' per la seconda stesa. Allora, variante numero 2. È una persona in questo momento, diciamo, che sta attendendo da tanto tempo, è da tanto tempo che pensa alla possibilità di avere una nuova chance, una nuova opportunità. Potrebbe riguardare il vostro rapporto, ma potrebbe qui riguardare anche qualcosa di lavorativo, perché non ci sono proprio carte esclusivamente che mi parlano di sentimenti o di relazioni. Quindi qua è una persona che comunque cerca da tempo un'opportunità, una chance e sente di dover prendere una decisione, una scelta per un allontanamento ufficiale. Ufficiale. Quindi qui abbiamo la carta del diritto a fondo cioè, scusate, a fine stesa. Una persona che probabilmente vuole allontanarsi ufficialmente da una relazione stabile per avere nuove opportunità, perché qua probabilmente è da tempo che ha delle chance, ma non le può cogliere appunto perché è all'interno di un rapporto stabile, quindi ha bisogno di prendere una decisione e sta riflettendo attentamente rispetto a questa decisione. Volendo vedere la parte sentimentale, qui è molto concentrata sul lavoro questa persona. Ha delle opportunità e deve prendere una decisione, però serve un viaggio qui, un allontanamento, un distacco. Quindi una stesa simile era già uscita qualche giorno fa, se non sbaglio, forse ieri, che parlava proprio di un allontanamento dovuto al lavoro. Questa persona ci sta pensando, secondo me. Dovreste andare a vedere il video anche di ieri per coloro che hanno scelto questa variante e se la sentite risuonare, soprattutto perché c'è un messaggio anche di là. Comunque qua c'è proprio la decisione da prendere. Questa persona sta proprio riflettendo su un allontanamento, per anche un contratto qui potrebbe riguardare. Quindi fatemi sapere nei commenti qual è la situazione. Io adesso vado a vedere i segni zodiacali. Allora abbiamo i pesci. Abbiamo l'acquario, naturalmente se sentite risuonare la stesa ma non c'è il segno, non vi preoccupate, date peso di più alla stesa. Il toro, lo scorpione, andiamo a prendere l'ultimo segno. I segni d'acqua in generale, quindi diciamo anche il cancro. Quindi pesci, scorpione, il cancro un po', quindi maggiormente pesci, scorpione, acquario e toro. Va bene, variante 2 per coloro che hanno scelto la farfallina gialla e arancione. Io vi mando un abbraccio grossissimo, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina. Naturalmente mi potete contattare via WhatsApp o via mail se volete un consulto privato o semplicemente delle informazioni. E trovate i contatti nella descrizione del video. Vi mando un bacione grande e vi aspetto con i prossimi interattivi.